Il progetto è sull'asse 2.2, quindi quello dedicato ai rischi naturali e alla resilienza, secondo il programma Alcotra, con i partner francesi e italiani. Abbiamo messo insieme un progetto che è attualmente in corso di valutazione, speriamo sia approvato nelle prossime settimane, che prevede un intenso lavoro con il territorio, con i comuni, i sindaci francesi ed italiani e con la popolazione, proprio legato al concetto di resilienza, cioè ad aumentare la capacità di risposta che hanno questi territori a rispondere in modo positivo e a risollevarsi a seguito di un evento naturale. Per far questo, oltre ad uno screening in cui saranno messe in evidenza tutte le località soggette a rischi naturali, soprattutto quelle in cui ci sono delle presenze sulla filiera produttiva legata al turismo soprattutto. Quindi in parole povere, campeggi, alberghi, bed and breakfast, ma anche piccole imprese, quindi piccole capacità produttive tipiche della struttura sociale delle nostre valli, piccole falegnamerie o la filiera del cibo. Questi imprenditori hanno dei dipendenti, esistono dei cittadini ed esistono dei turisti. Quindi questa comunità, il lavoro che sarà fatto sui territori sarà fatto per aumentare la capacità di questa comunità di reagire agli eventi naturali che ovviamente continueranno a svilupparsi nel nostro territorio. Dal punto di vista pratico, le azioni sono grosso modo divise in tre categorie. La prima appunto è uno screening per far emergere le situazioni di interferenza. La seconda sono delle azioni indirette, cioè dei forum partecipativi con l'imprenditore, i dipendenti e la popolazione, i cittadini di quella località, con gli amministratori, per stabilire delle buone pratiche. Il riferimento mentale che sta sotto traccia è Rigopiano, come dire, mai più Rigopiano, ecco. E quindi cercare di dare un contributo e delle azioni esemplificative su questo tema, sul tema della prevenzione. La seconda categoria, oltre a questi forum, sarà quella di cantieri aperti, quindi cantieri didattici in cui sarà spiegato ai ragazzini delle scuole e ancora una volta alla comunità locale e ai turisti qual è il senso del cantiere che viene aperto per costruire un'opera, invece in questo caso un'opera strutturale, quindi hardware. Ci sarà un piano di disagio valanghe sulla viabilità che porta nell'Alta Val di Susa ai grandi domaines skiables, che è un altro tema molto importante, e un laboratorio legato alla ripresa, rivalutazione e rieducazione alla edificazione dei muretti a secco nel Pinerolese.